diciamo il piccolo ritardo, abbiamo avuto qualche problema tecnico, come è giusto che Come sia giusto in tutte le che sia, trasmissioni che si rispettino. rispetti, no? Abbiamo anche l'eco tipo Santo Padre. Però togliamo. Allora, benvenuti. Allora, questa, come abbiamo cercato di dire un po' sui social network, è una nuova iniziativa del forum in questi giorni in cui, diciamo, stiamo tutti a casa, lo stiamo dicendo in tutti i modi, vogliamo un pochino provare a continuare a trovarci, perché un'associazione muore se non si trova, se non riflette, se non ragiona, no? Questo è un po' il nostro senso. Ogni giorno, quasi ogni giorno, comunque vi comunicheremo, diciamo, le date, gli ospiti. Alle ore 19 ci troveremo. Perché alle 19? Perché prima ci sono i dati della Protezione Civile che seguiamo, come penso tutti quanti, con trepidante attesa. I dati di oggi sono anche abbastanza duri. E queste vogliono essere delle interviste molto informali con personaggi che hanno cose da dire, per cercare appunto di vivere al meglio questa quarantena e questo nostro stare a casa, tenendo presente una cosa, che è vero che stiamo a casa, ma che col cuore stiamo vicini e dobbiamo sentirci sempre vicini a tutte quante le persone che si trovano in situazioni di difficoltà, in situazioni come ad esempio appunto la situazione degli amici della Lombardia. È vero che stiamo a casa, ma non possiamo dimenticarci di quello che sta avvenendo, non deve essere, diciamo, un harem, la nostra casa, non deve essere un luogo appartato senza collegamenti col mondo. No, bisogna comunque ricordarsi di tutto quello che sta succedendo. E ogni volta inizieremo sempre con un grazie a medici, infermieri, sacerdoti che stanno dando non solo la loro vita, ma proprio il loro corpo, concretamente si stanno dando in pasto ogni giorno. Vi chiediamo di seguirci sui social, di mettere un mi piace o comunque di chiedere la possibilità di essere aggiornati su queste dirette e quindi di informarvi, di mettere appunto la possibilità di essere aggiornati. Oggi iniziamo col nostro primo ospite, che è non solamente, diciamo, un amico, perché ci conosciamo ormai da parecchio tempo, ma è anche una persona che ha tante cose da dire, professore universitario, docente dell'Università Cattolica di demografia e di statistica, scrittore, ha scritto tanti libri anche molto interessanti, soprattutto su temi che riguardano il forum, come appunto il tema della natalità. Insieme al sottoscritto è anche un membro dell'Osservatorio per la Famiglia, il nuovo osservatorio, diciamo, l'osservatorio c'è da tanti anni, un osservatorio però ecco, rinnovato nei suoi organi. Professor Alessandro Rosina. Ciao Alessandro, buonasera a te. Buonasera a te, Gigi, e a tutti quelli che sono in collegamento. Allora, innanzitutto chiedo agli amici che stanno in collegamento se è possibile avere un feedback e di darci delle, appunto, delle sollecitazioni volta a volta che parliamo e di condividere se possono sulla loro pagina in modo tale che questa nostra chiacchierata possa essere vista anche da altre persone. Poi, Alessandro, entrando un pochino nel merito, tu sei, penso adesso tu stai a Milano, no? A Milano. Quindi Lombardia nel centro appunto di quello che sta avvenendo con tutte le difficoltà del caso. Tu sei padre di due figli, docente universitario, l'abbiamo detto. Come stai innanzitutto? Sei preoccupato? Come stai vivendo questo tempo? Non solo da professore che legge fenomeni, ma anche da padre e marito e inserito immagino una famiglia anche con nonni e quant'altro. Sì, penso che sia una situazione che è comune a molti. Vivo sentimenti contrastanti, è una situazione schizofrenica, perché da un lato c'è comunque il bello di essere famiglia, di viverla ancora più intensamente, di avere più tempo per mia moglie, per i miei figli. Dall'altro però c'è un mondo fuori che in qualche modo, rispetto al quale dobbiamo, siamo costretti a sentirci isolati, ma nel mondo fuori ci sono i compagni di scuola dei miei figli, ci sono i loro amici,
Ci sono conoscenti, ci sono altri familiari, zii, nonni, cugini, e c'è la possibilità di mettersi in contatto con loro, sì, attraverso i social. Fortunatamente, rispetto a come erano le epidemie in passato, abbiamo questi strumenti nuovi di cui possiamo scoprire la positività. Però c'è molta preoccupazione, c'è la preoccupazione di non solo gestire questa emergenza, questa autoreclusione responsabile, se vuoi, ma anche di capire da un lato chi sta soffrendo veramente e le conseguenze di questa situazione contingente, e dall'altro quello che dovremo affrontare dopo, perché ci sarà un paese che ha, è un mondo, molto probabilmente, che avrà bisogno proprio di ripensarsi, di ripartire. Di ricostruire un proprio modello sociale di sviluppo che sia nuovo e che sia diverso, però partendo sicuramente non da zero, ma partendo da grosse difficoltà, anche dal punto di vista economico, anche dal punto di vista di risorse, anche dal punto di vista del lavoro. Quindi ci sarà un paese che avrà bisogno di ripartire e bisognerà fare in modo che parta nella direzione giusta, cioè che non diventi questa batosta di un paese vulnerabile e fragile che ha sempre avuto dei nodi irrisolti, degli squilibri che è andato ad accentuare e su cui questa emergenza che noi subiamo di più rispetto a qualsiasi altro paese al mondo, perché i nuovi dati ci dicono che l'Italia addirittura ha superato per gravità quello che è successo in Cina. Rischia di diventare un fardello ulteriore su spalle fragili su cui facciamo fatica a reggere. Non solo, l'altra preoccupazione non riguarda semplicemente appunto come riparterà il mondo, come riparterà il nostro paese particolarmente colpito e vulnerabile, ma anche le disuguaglianze interne. È un'altra preoccupazione forte che io ho perché. Se io guardo alla mia famiglia, ai miei figli, noi abbiamo varie stanze. Ognuno di noi che può continuare a lavorare a distanza, io per i contenuti che costruisco per le lezioni che comunque devo erogare online e registrare, mia moglie che lavora in smart working, i miei due figli, uno che fa le medie e l'altro che fa il liceo, possiamo avere quattro computer. Tra computer e tablet, se vogliamo, quattro stanze diverse e i miei figli possono comunque essere seguiti sia nel capire la situazione che tutti stiamo vivendo, sostenerli nelle queste modalità diverse di lezione e nel dargli strumenti adeguati, oltre che sostegno, per seguire bene e quindi continuare comunque a formarsi bene. E Certo. il loro percorso educativo, ma non è dappertutto così. Ci sono famiglie che non hanno il wifi, o se ce l'hanno, non hanno gli strumenti poi adeguati, possono magari usare uno smartphone, ma non possono avere il sostegno, soprattutto i bambini più fragili, le famiglie più deboli, non possono non avere un sostegno adeguato da parte dei genitori. E se questi bambini, questi ragazzi erano già più a rischio di risultati deboli scolastici e di una scuola che faceva fatica a superare le disuguaglianze di partenza, questo rischia di accentuarsi ulteriormente. Non solo, dico anche che da padre di quattro figli, anzi di cinque, uno, quattro perché uno ancora non studia, diciamo, quindi lo tagliavo fuori per questo, è difficile anche perché non è facile avere quattro device a disposizione per studiare contemporaneamente, ma banalizzo, con me e mia moglie che lavoriamo, più quattro device connessi a internet è complicatissimo anche solo tenere la banda, perché comunque di fatto no, c'è un lavoro, poi sono video, quindi comunque è complesso. Una cosa interessante che sta emergendo in questi giorni e che viene detta anche in maniera scherzosa e divertente, a cui tu poi mi sembra che tu hai risposto parzialmente, no, anche in un articolo recente molto bello su Avvenire, è il fatto che stiamo a casa, non usciamo, c'è da immaginare che il prossimo anno avremo più bambini perché si sta a casa comunque di fatto, no? Le famiglie italiane passano anche il tempo diversamente e in un certo senso, no? Si mettono
anche a livello affettivo a rimettersi in gioco in quel senso? È veritiera come situazione oppure invece non sarà così? Beh, questo è uno degli aspetti, è una delle implicazioni del possibile impatto che l'emergenza del coronavirus e l'isolamento che produce, e quindi anche il maggior tempo a disposizione, l'intensità delle relazioni familiari in qualche modo vanno a essere enfatizzate. È uno degli aspetti. Io penso che questo agirà soprattutto, un po' lo scrivevo, su questa parte più positiva, agirà soprattutto su alcune famiglie, famiglie un po' più benestanti, con condizioni lavorative comunque che non sono tutto sommato messe troppo a rischio da questa situazione, che lavoravano tanto, insomma, entrambi i membri della coppia, e quindi adesso, e lontani tra di loro. E adesso il fatto comunque di poter vivere più tempo assieme, ma in una condizione tutto sommato anche di non troppa incertezza economica, possa effettivamente avere degli effetti positivi nel rapporto di coppia, nella intensità e nella possibilità quindi anche di voler scommettere sul futuro positivamente, di sentirsi a voler credere in un futuro proprio del paese, ma con risorse comunque socioculturali buone, e quindi possa esserci un effetto positivo sulla fecondità. Però è solo uno degli impatti e non penso che sia quello prevalente. Io temo che quello prevalente sia quello negativo dei progetti di vita dei giovani che si trovano bloccati. Quindi di giovani che programmavano l'uscita da casa dei genitori, la conquista di una propria autonomia, l'inizio di un'attività lavorativa, la stabilizzazione del proprio percorso occupazionale, il cominciare a mettere delle basi solide per poi fare delle scelte di responsabilità, come appunto quella di formare una famiglia e avere un figlio, che già si faceva fatica a realizzare prima, in questo contesto diventano ancora più difficili. E questo può avere un impatto negativo non da poco, soprattutto se poi alla fine di questa crisi non si riparte rimettendo al centro, ma fortemente, tutto ciò che può ridare vitalità al paese, tutto ciò che può dare vitalità al paese puntando sulle famiglie e sulle nuove generazioni. Se di nuovo continueremo a pensare che siamo usciti dalla crisi e adesso semplicemente ritorniamo a replicare quelle politiche molto incerte, quel considerare sia i giovani che le famiglie marginali rispetto ai percorsi di benessere e futuro del paese, ci troveremo con conseguenze ancora più negative e con condizioni dei giovani e squilibri demografici che andranno ulteriormente a accentuarsi. E quella è una crisi permanente che ci siamo autoindotti e che renderà fragile il nostro futuro collettivo. Allora, nel mentre io saluto tutte le persone che vedo stanno scrivendo, i vari presidenti regionali, Claudio Venditti, Miranda Borghini, Gabriele Rossi di Giulianova che dice grande professor Rosina, Paola D'Alesio di Teramo, Alessandro Mazzullo dalla Spagna, dove mo so affari tuoi, Alessandro, prima facevi tutto il gaggio, no? Ci ha mandato un video a me il professore. Recentemente, no, raccontandoci come, no, come vedeva da lontano, invece adesso è arrivata anche lì il coronavirus con tutta una serie di effetti molto particolari. Lodovica Carli, Emma Ciccarelli, Nino Di Maio, Lorenzo e Torre. Poi c'è una domanda, Giovanni Giambattista, non vi arrabbiate se non vi cito tutti, chiedo scusa. Oscar Di Stefano, che ringrazio sempre perché comunque ha fatto, non so se hai visto il GIF animato del professor Rosina, no? Quindi c'è un amore, c'è una passione, c'è una cura e ringrazio Oscar per questa passione che ci ha messa. C'è però una domanda, a mio modo di vedere, molto interessante di Serena Zancla, che è, diciamo, un medico, un oncologo, madre di 3 figli, che noi la stiamo mandando in tutte le trasmissioni perché riesce a dire, l'avrai vista pure te qualche volta perché l'abbiamo mandata dovunque, quando mi chiamano qualcuno, guarda, Serena Zancla. E lei fa questa domanda che è un po' la domanda che ti avrei fatto io, te la faccio fare da lei, così è ancora più interattivo. Lei dice: bisognerà, citando te, che il paese particolarmente colpito e vulnerabile riporta nel modo giusto. E come possiamo fare? E lei domanda: professor Rosina, non crede che la manovra Salva Italia, Cura Italia se non sbaglio, però comunque la stessa cosa,
il governo abbia confermato che non gli interessa scommettere concretamente sulle famiglie? Secondo lei perché in un momento in cui si potrebbe istituire finalmente l'assegno unico non è stato fatto? Sarebbe stato un segnale importantissimo, soprattutto in un momento di crisi. A te la risposta, Alessandro. L'assegno unico bisognava farlo prima, per tempo, lo aspettiamo da troppo tempo, come molte altre politiche a favore delle famiglie che in altri paesi sono state fatte, da noi no, e quindi rendono le famiglie anche più fragili. È evidente che famiglie più fragili, per carenza di politiche pubbliche adeguate, poi nel momento di più difficoltà si trovano a vedersi impoverite dal punto di vista economico, materiale, ma dall'altro a difendersi da questo rischio di impoverimento in alcuni casi facendo anche meno figli, cioè realizzando meno i propri progetti di vita o rinviandoli come succede ai giovani. E questo poi va ad avere un impatto negativo su tutta la società, sull'economia e va a accentuare gli squilibri demografici che nel nostro paese sono particolarmente accentuati. E cosa vuol dire questo? Che da troppo tempo noi non facciamo politiche adeguate che mettono al centro le nuove generazioni e le famiglie. E da lungo tempo, non a caso, non cresciamo. Da lungo tempo, non a caso, vediamo squilibri demografici che aumentano. In questa condizione, poi, di crisi, tra l'altro, noi abbiamo già utilizzato la crisi economica, quella del 2008, come scusa per non realizzare le politiche che negli altri paesi hanno fatto. Ricordiamo che la Germania, proprio nel momento di crisi economica, cioè dal 2008 al 2007 al 2008, ha messo in campo tutta una serie di un pacchetto sostanzioso, integrato, di politiche a favore delle famiglie, che poi ha prodotto fiducia nei confronti delle famiglie. Ha migliorato le loro condizioni, ha migliorato la possibilità di conciliare lavoro e famiglia, gli ha dato più sicurezza economica e questo ha ripagato in termini di fecondità che è aumentata, anziché diminuire come è successo in Italia. Cioè, nei momenti di crisi bisognerebbe aiutare ancora di più le famiglie, non utilizzare i momenti di crisi come alibi per fare ancora di meno. Ora, il problema è che in Italia continuiamo a replicare questo schema. Cioè, nei momenti di difficoltà è il momento in cui gli aiuti devono ancor più essere maggiori, essere mirati, essere generosi, perché poi da lì si riparte. E se si riparte, tutto poi viene ripagato, perché diventa un investimento che poi si riparte. Mentre tutto ciò che si riduce nel momento di difficoltà, anziché quindi attivare un percorso positivo in cui io investo e poi mi ritorna dalle famiglie, dalla società molto di più rispetto a quello che ha investito, perché appunto quello che ha investito poi produce ricchezza e benessere attraverso la leva che le famiglie sono in grado di fare e le nuove generazioni sono in grado di fare quando sono messe nelle condizioni di produrre benessere e valore, se non si innesca questo circuito virtuoso, si scade sempre di più in un circuito vizioso. E in questo circuito vizioso tutto viene via via rivisto verso il basso e i momenti di crisi diventano quei momenti in cui si precipita ancora di più verso il basso e con più fatica poi si riesce a risollevarsi. Quindi questo è il momento in cui è più facile che tutto il paese si stringa attorno alle risorse più importanti di valore su cui investire. E se non capiamo questo, rischiamo di ragionare solo in termini di emergenza e a ritrovarci poi, anche una volta finita la crisi, con le difficoltà che avevamo prima e con l'aggiunta il tempo in più che abbiamo perso e le ferite che ci ritroviamo prodotte dall'emergenza stessa. Anche perché, se non ricordo male, Charles de Gaulle istituì il quoziente familiare durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi, come dici te, in un momento di crisi ti aggrappi alle cose che reggono. Abbiamo visto, io dicevo nei miei interventi in giro per l'Italia, dicevo una cosa, che in Italia abbiamo due petroli, il turismo e la famiglia. Il turismo in 10 giorni è crollato, quindi diciamo ci rimane la famiglia. A questo punto valorizziamolo sto petrolio. Nel mentre saluto anche Tommaso Cardinale, Francesca Talamucci che ci segue da Monaco di Baviera, Maurizio Bernardi, Fabio Gallo, la vicepresidente nazionale Maria Grazia Colombo, Matteo Fantuz, presidente del forum del Friuli Venezia Giulia, Roberto Di Pietro, Damiano Caravello, Cristiano Vanin dice: ho frequentato
diversi anni fa un corso di demografia col professor Rosina alla facoltà di Scienze Statistiche a Padova. Come sei andato? Facci sapere durante la diretta quanto hai preso, se Rosina si è comportato bene oppure se è stato arcigno di quei professori col sopracciglio, no, arrabbiato. Arriva un'altra domanda, sempre di Gabriele Rossi di Giulianova, te la faccio. Professore, pensa che nel 2020 segnerà un prima o un dopo, o passata la bufera, tutto ripartirà come prima? Che è un po' la domanda che mi ero preparato anch'io, che è come ne usciremo? Tu che sei un demografo, comunque riesci a leggere anche un pochino, no, i numeri, cosa che magari per le persone normali, noi siamo umili presidenti di associazioni, quindi è più difficile, ma che cosa vedi? Come uscirà l'Italia? No, no, è un momento di discontinuità forte. Cioè, non abbiamo mai vissuto momenti così forti di discontinuità, quindi che producono una diversità di questi giorni che stiamo vivendo rispetto ai periodi di normalità, come per fare un esempio, bisogna tornare per forza alla Seconda Guerra Mondiale. E non c'è nessun stato nel frattempo, cioè la Seconda Guerra, nel secondo dopoguerra, un momento di così cambiamento, non solo di come viviamo questi giorni, ma che cambia il dopo dal prima, perché molte cose non potranno più essere le stesse, valere allo stesso modo, dovranno essere ripensate. E ci sarà comunque un paese che dal punto di vista economico avrà sofferto comunque tantissimo. E quindi ci saranno tante aziende che rischieranno di chiudere. Ci saranno altre aziende che saranno fortemente in difficoltà. C'è un paese che ha un enorme debito pubblico, che fa fatica quindi a reggere e avere le risorse per affrontare anche situazioni di emergenza. È un paese invecchiato, quindi che ha pochi giovani e quindi anche questa risorsa, che possiamo mettere in campo per ricostruire il paese e rimetterlo in piedi è scarsa in Italia più che altrove. E l'unica cosa che dobbiamo recuperare è la fiducia in noi stessi. Dobbiamo fare in modo che una cosa che c'è sempre stata in Italia, quantomeno, cioè la capacità nei momenti di difficoltà e di ripartenza, che fosse un'alluvione, che fosse una guerra, che fosse un terremoto, tutti di rimboccarsi le maniche e tutti sentirsi uniti e tutti agire nella stessa direzione, cosa che di solito non riusciamo a fare nel periodo di normalità. Cioè l'idea del bene comune e del progettare e guidare il cambiamento nel periodo di normalità facciamo più fatica a farlo rispetto agli altri paesi. Ma nel periodo di emergenza, quando c'è da dare agire tutti assieme, siamo sempre riusciti a farlo molto bene. Quindi quello che dobbiamo sperare è appunto, e quello che dobbiamo tenere vivo è questa voglia, comunque, di considerarci un paese che ha grandi potenzialità, nonostante gli squilibri che ha, le difficoltà, nonostante questa prova che ha davanti, un paese che davanti alle difficoltà è sempre stato in grado di tirare fuori il meglio comunque di sé. È un paese però che adesso deve avere la lungimiranza di progettare il dopo da oggi, da adesso. Cioè, se noi non siamo arrivati in questa crisi sanitaria non preparati, dobbiamo comunque ora, mentre c'è la crisi, prepararci al dopo. Cioè, avere in mente che Italia vogliamo costruire dopo, che Italia vogliamo che riparta, quale Italia vogliamo favorire in questa ripartenza. Quali spinte vogliamo dare, in quale direzione perché l'Italia esca con la sua voglia migliore di costruire un futuro e che rimette in gioco tante delle cose che prima davamo per scontate e che non sono più date per scontate e che quindi aprono anche spazi per risorse nuove, idee nuove e possibilità nuove di realizzazione. Ecco, questo è quello che dobbiamo sperare possa avvenire. Intanto ringraziamo anche e salutiamo Silvia Stefanovic, che tu non conosci o forse conosci di sfuggita, ma che diciamo è la delegata della CISL per quanto Conosco, riguarda. Ok, conosci Silvia, vabbè, magari non conoscevi in quanto membro dell'osservatorio. Ringraziamo e salutiamo anche Don Mario Camborata, che è il responsabile della pastorale familiare della Regione Marche, che ti fa una domanda. Stavo pensando proprio alla Francia. Il professore come giustifica
la miopia della nostra politica sulla realtà della famiglia, senza alcun colore politico, se anche la laicissima Francia ha scelto la classifica della natalità. Noi quando lo faremo? Perché la Francia non cattolica ha fatto delle scelte molto laiche sul tema della famiglia, invece noi cattolici sul tema della famiglia pare che... E lui dice ancora dopo. Non è che stiamo scontando una sindrome vaticana, cioè che politiche familiari uguale politiche per i cattolici? Beh, no, il problema è che facciamo fatica a fare delle politiche lungimiranti. Cioè, la politica italiana ha sempre pensato alla scadenza elettorale e quando tu devi fare delle politiche per la famiglia e per le nuove generazioni, la nascita di un figlio te lo fa capire. La nascita di un figlio non è qualcosa che può essere commisurata a consenso, a politiche che metti in campo per consenso da ottenere e da spendere nella prossima tornata elettorale, cioè fra qualche mese, fra un anno, perché poi noi votiamo ogni anno sostanzialmente. Quindi noi siamo stati sempre un paese che ha fatto molta retorica sulla famiglia, si è molto scontrato anche dal punto di vista ideologico sulla famiglia, ma perché scontrarsi dal punto di vista ideologico non costa di fatto nulla e per la politica va anche bene. Ma quando c'era da mettere delle risorse vere, strumenti e risorse vere a favore delle famiglie, considerando le politiche familiari come investimento sociale e considerando le politiche familiari come parte centrale delle politiche di sviluppo di un paese, bene, questo passaggio culturale noi non l'abbiamo mai fatto e quindi abbiamo sempre di fatto abbandonato le famiglie a se stesse, riversando tanta retorica su di loro. Accusando molto spesso le famiglie stesse di non, i giovani di non fare famiglia e le coppie di non avere figli, come se fossero loro che non sono in grado di dar valore a quella scelta, ma dobbiamo anche capire che se non si crea un contesto adeguato attorno che dà come comunità valore a quella scelta e lo dimostra attraverso politiche sostanziose, oggettive, è difficile che poi questa scelta individuale venga intesa come scelta di valore collettivo e quindi venga sostenuta e valorizzata da tutti. E la conseguenza è stata quella di considerare la nascita di un figlio come un costo privato per le famiglie, anziché un valore collettivo su cui tutta la comunità aveva convenienza ad investire. Ecco, questo passaggio è il passaggio culturale più importante che dobbiamo fare perché come ricaduta poi la possibilità di investire adeguatamente sulle famiglie stesse e non considerare le politiche familiari sempre come politiche marginali. Intanto Cristiano Vanin ci fa sapere che nel corso di cui parlavamo prima, il corso di biodemografia a Padova, il risultato dell'esame, grazie al professor Rosina, è stato ottimo. Quindi, insomma, sei stato buono. Una domanda interessante. Bravo, è stato lui bravo, no? Diciamo, diamo al Cesare quel che è il Cesare. No, non sei stato, no, quel professore di cui parlavamo prima. Claudio Di Luzio, dice un'amara constatazione, ma che diciamo che fa una fotografia della situazione. Dice: oggi per la festa del papà mi sono collegato in video con tre figli, uno a New York e due a Roma, che però non ci possono venire a trovare a causa del coronavirus. Oltre alla pandemia, siamo preoccupati anche per il figlio in America, dove stanno già iniziando licenziamenti e le riduzioni di stipendio. Allora, ci troviamo davanti appunto a un cambiamento epocale. C'è preoccupazione oggettivamente. Vanni Invernici parla anche in questo senso. Un saluto anche a Martino Rebonato, un saluto a Alessia Lauri, Paolo Rippo, Nino Sutera, Emanuele Megli che cita il professor Luigino Bruni che ieri ha scritto un articolo nel quale metteva proprio in luce il fatto che questa crisi ha messo in luce il male comune. E quindi ci chiama a risottolineare il bene comune. Gabriele Rossi di Giulianova dice: la sanità pubblica è una Fiat, però senza marchionne. Quindi diciamo mette, anche se mi sembra di poter dire, Alessandro, non so come la pensi tu, che la sanità sta facendo un grande servizio al paese, stiamo vedendo e toccando con mano qualcosa di concreto. A proposito della sanità, però ti faccio una domanda. Di fatto noi con questa crisi
con questa emergenza, stiamo toccando con mano che cosa? Quello che potrà accadere tra una quindicina, una ventina di anni dal punto di vista sanitario se la demografia rimane così, cioè aumenteranno i non autosufficienti, diminuiranno le risorse per la sanità pubblica e quindi ci troveremo forse, se non cambia qualcosa, in una situazione di pochi posti, non solo per la rianimazione, ma per tutto quanto il resto quotidiano. Cioè quello che oggi noi è una situazione di emergenza e ci preoccupa in questa fase potrebbe essere qualcosa di stabile. È così se non cambia qualcosa? Beh sì, cioè se banalmente questa crisi sanitaria, questa epidemia, anziché quest'anno, nel 2020, avesse colpito, cioè non avesse colpito adesso, ma magari fosse emersa più avanti, nel 2040, nel 2050, avrebbe senza cambiare le cose. Quindi se non cambiamo i nostri comportamenti e le politiche, avrebbe colpito in maniera molto, molto più dura il nostro paese. Perché appunto avrebbe trovato un paese che già stava disinvestendo sul welfare pubblico, già stava disinvestendo su ricerca e sviluppo e innovazione, noi investiamo molto meno rispetto agli altri paesi. Noi abbiamo avuto l'eccellenza, avevamo appunto un sistema sanitario che è sempre stato l'eccellenza, ma sul quale nei scorsi decenni abbiamo disinvestito, non abbiamo investito in maniera adeguata, nonostante la domanda vada crescendo, proprio perché appunto la presenza di popolazione più fragile con l'invecchiamento e la domanda quindi di aiuto sia crescente. Quindi il debito pubblico che è rimasto elevato, la riduzione di giovani e quindi la possibilità di avere persone che poi vanno a coprire questi ruoli che sono all'interno anche poi degli ospedali e non solo, di dove si fa sia a livello istituzionale, pubblico, ma anche di terzo settore, eccetera, tutto quello che comunque, nonostante le contraddizioni e le difficoltà, fa funzionare questo paese. Quindi questa crisi e la vulnerabilità che ha sperimentato l'Italia, che ha evidenziato l'Italia, deve essere un campanello d'allarme e deve farci capire che noi su ricerca e sviluppo e innovazione dobbiamo investire molto di più. Ad esempio, la Corea del Sud ha ridotto molto l'impatto della crisi, dell'epidemia, soprattutto investendo in questa direzione, quindi un monitoraggio continuo rispetto alla diffusione dell'epidemia e l'intervento più mirato e diretto. Noi dalla nostra parte abbiamo avuto comunque un sistema sanitario che tradizionalmente, nonostante qualche difficoltà più recente, è universale ed è solido. E non solo, con poi una capacità delle persone che ci lavorano, dottori, infermieri, di dare il massimo, e lo vediamo, insomma, da tutto quello che ci viene raccontato. E quindi questa grande capacità di dedizione, di solidarietà di cui è capace, è sempre stato capace quando si va sulle relazioni umane il nostro paese. Però il nostro paese stava andando nella direzione sbagliata, stava andando nella direzione di un paese in cui la fragilità con gli squilibri demografici andava a crescere, il debito pubblico rimaneva elevato, si disinvestiva sulle nuove generazioni, si disinvestiva su ricerca e sviluppo e innovazione, si disinvestiva sul sistema di welfare pubblico e quindi forse questa crisi ci può aiutare a riaggiustare la rotta finché siamo ancora in tempo, perché invece se dopo la crisi torniamo con quella deriva, effettivamente rischiamo che altre crisi che possono presentarsi e che si presenteranno fra 10, 15 e 20 anni trovino un paese ancora più fragile rispetto a quello attuale. Mentre invito tutte le persone che ci stanno seguendo questa diretta, in questa prima diretta che il forum sta facendo per approfondire un po' questo tempo, a condividere, diciamo, questa diretta nelle loro pagine personali o nelle pagine dei vari forum locali in modo tale da pubblicizzare, perché io so che poi stasera mi arriveranno i messaggi: "Ah, ma non ce l'avete detto, ah, ma me lo potevate dire, carta canta, il video canta, lo sto dicendo e ridicendo", quindi più di questo non posso fare. Abbiamo mandato anche WhatsApp, quindi diciamo che abbiamo fatto il massimo. Andiamo a concludere, andiamo a fare le ultime domande.
Intanto salutiamo anche Roberto Di Pietro che dice Padova c'è, Pinella Crimi che dice che molte famiglie si sentono di fatto abbandonate. Questo purtroppo è una sensazione anche molto reale. Io parlavo, tu eri presente quando dicevo alla ministra l'altro giorno nell'osservatorio che servirebbe da parte del Presidente del Consiglio una comunicazione molto chiara dicendo: amici carissimi, senza le famiglie andiamo da nessuna parte, aiutateci, abbiamo a cuore le famiglie. Mentre invece sembrano, le famiglie sembrano non in quanto realtà importante e spina dorsale del paese, ma come persone che stanno all'interno di aziende, lavoratori. No, le famiglie sono proprio la spina dorsale, anche perché se non c'erano, no, noi lo sappiamo meglio di noi. Silvia Minasi da Imperia dice: ma visto che la politica non guarda a lungo periodo, come si può fare per sensibilizzare i vari elettori? Daniele Udali dice: da dipendente di una multinazionale USA lavoro già da tanto tempo con lo smart working, però ho paura dei vari aggiustamenti e dettagli che possano essere fatti successivamente. Allora, c'è preoccupazione. Possiamo dare qualche parola di speranza? E magari con questa domanda ti chiedo anche di lanciare quell'iniziativa che tu stai portando avanti sui social network, che tra l'altro, aperto chiusa parentesi, meno male che c'è Facebook. Vedi la giornata di oggi, l'occasione di parlare in questo modo davanti ad altre persone. Meno male che ci sono i social network, perché in questo modo si riesce comunque ad accorciare le distanze e si riesce a fare associazionismo indipendentemente da tante situazioni. Veniamo ieri sera con amici del foro, abbiamo fatto una serata anche abbastanza lunga col professor Mastroianni, che conosci bene perché ci siamo visti più volte a tre, che ci ha spiegato qual è la grande opportunità. Allora, tu hai lanciato sul tuo profilo un'iniziativa molto interessante per il 21 marzo, a cui spero molte persone che ti stanno ascoltando, che ci ascoltano e che condivideranno poi il video magari anche in queste ore possano venirne a conoscenza. Di che cosa si tratta e quali speranze possiamo lanciare? Perché abbiamo fatto l'analisi, serve la sintesi e serve anche lo sguardo lungo, altrimenti, insomma, diventa triste. Esatto, l'operazione che cerchiamo di mettere in campo è esattamente l'operazione che serve al paese, cioè l'idea di non usare questo tempo semplicemente come emergenza per resistere ed esistere in difesa, ma giocarlo in attacco. Quindi giocare in attacco vuol dire avere in mente che cosa questo paese sa fare bene. Sa fare bene in questo tempo storico, sa fare bene davanti ai grandi cambiamenti di questo secolo e quindi in prospettiva di come il mondo sta cambiando, e lo stava facendo bene prima della crisi, quindi c'era una politica, se vogliamo, che faceva fatica a fare le scelte giuste, c'è un paese che fa fatica a crescere, ma sul territorio. In Italia, se ci confrontiamo con gli altri paesi, troviamo comunque sempre un'eccellenza, qualcosa che funziona meglio rispetto agli altri paesi, è che facciamo fatica a farlo diventare sistema. Quindi dobbiamo, uno, riconoscere ciò che di buono questo paese sa fare, fa, dimostra di fare, producendo senso e valore sul territorio, e poi però che questa capacità di produrre, di funzionare, produrre valore e senso nel territorio possa essere proiettato in avanti, e cioè che si declini positivamente e coerentemente con l'apertura verso il mondo e l'apertura verso il futuro. L'idea è che però dobbiamo farlo tutti assieme, perché altrimenti rimaniamo tante piccole realtà che magari o non funzionano o funzionano, ma che non mettono assieme il valore che stanno creando e che vanno tutte in varie direzioni sparse. E se rischiamo di affrontare il futuro come un esercito disorganizzato che si muove in maniera sparsa, non possiamo raggiungere nessun risultato, anche se come dire, le risorse, le capacità, la voglia di fare ce l'abbiamo. Quindi dobbiamo dare una direzione al paese. Per dare una direzione al paese dobbiamo capire che cosa questo paese sa far bene e che cosa questo paese vuole diventare.
questo non vuol dire copiare quello che fanno gli altri paesi, vuol dire avere in mente però anche quello che funziona altrove, ma che può funzionare qui, che può funzionare bene qui, che può funzionare non solo adesso, ma anche dopo. Quindi l'idea è simbolicamente di passare questa notte, la notte dell'equinozio, la notte che porta alla primavera. Quindi simbolicamente la notte rappresenta il momento di difficoltà. Simbolicamente però il passaggio dall'inverno alla primavera rappresenta anche l'elemento di vitalità che possiamo riscoprire e rimettere in gioco. E quindi l'idea è di giocare su entrambe queste, su entrambi questi aspetti, su entrambe queste dimensioni. E lungo questa notte, che quindi è quella di sabato 21 marzo, di questo sabato, a partire dalle 22 verranno raccontate in sequenza delle storie dell'Italia che funziona, delle storie dell'Italia che nonostante tutto ha la capacità di produrre senso, valore sul territorio e che guarda oltre, che guarda verso il futuro, che quindi non è in difesa solo dell'esistente, ma sa attraverso quello che sta realizzando anche riconoscere quello che di positivo può essere l'Italia che vogliamo costruire assieme e quindi mettendola anche assieme. E quindi mettendola poi anche a valor comune. E l'idea, simbolicamente, è che ciascuna di queste storie sia come una stella. E le stelle cosa servono? Le stelle aiutano ad illuminare la notte singolarmente, ma tante stelle assieme possono illuminare ancora di più la notte, il momento di difficoltà. Ma attenzione, se queste stelle assieme, anziché pensate singolarmente nella luminosità che comunque possono darci oggi, noi le mettiamo assieme, riconosciamo anche delle costellazioni, cioè l'unire le stelle in maniera di senso, di relazione tra di loro, individua una costellazione. E individuare una costellazione da sempre nella storia dell'uomo vuol dire anche orientare il proprio percorso, perché nella navigazione, nella storia dell'umanità, le costellazioni aiutavano a dare orientamento, quindi a costruire la rotta, ad avere un percorso. Quindi l'idea è che tutte queste storie, tutto quello che possiamo raccontare dell'Italia che funziona, messo assieme, ma aiutato anche a mettersi in relazione tra i vari punti, costruisca un sistema nuovo di orientamento che poi ci aiuti a navigare meglio una volta finita la crisi e dare una direzione rispetto al paese che vogliamo costruire, mettendo assieme il meglio di questo che il paese sa essere, insieme al meglio del paese di come vuole diventare. Quindi, ecco, questo è un momento in cui. 21 marzo alle ore 22, dove? sulla pagina Facebook di Mappa Celeste, dell'associazione Mappa Celeste, abbiamo l'appoggio di molte altre associazioni, c'è l'ASVIS, che è l'Associazione per lo Sviluppo Sostenibile, c'è Federsolidarietà, ci sono le ACLI. Ci sono molte associazioni che ci Una stanno bella sostenendo. occasione, lo dico ai presidenti regionali, ai presidenti locali, ai presidenti delle associazioni che stanno seguendo e ci stanno anche scrivendo e ci stanno dando feedback in tempo reale. Ecco, il 21 alle ore 22 sulla pagina Mappa Celeste c'è questa opportunità. Poi magari penso che se ti scrivono in privato su Facebook per avere Certo. informazioni, tu sei disponibile come sempre, anche perché magari, ecco, magari i singoli passino attraverso le associazioni, se no impazzisce il professor Rosina perché magari troppi messaggi. Cioè, mo, non vorrei, no, che è vero che stiamo a casa, però ci sono i figli, c'è la moglie, soprattutto la moglie, no? Leggevo così come nota di colore che in Cina sono aumentati i divorzi in Anche un altro. questo periodo di vita forzata. Ecco, cioè io, mia moglie non è abituata ad avermi a casa e vede queste strane. L'altro giorno, ma guarda, mi ha fatto. Non mi piaci proprio, vestito così. Non. Ma perché? Ma perché stai qua? Ma non potevi. Era meglio quando uscivi, quando non c'eri. Ecco, è normale, non è. Assolutamente, no, è sano. Sì. Beh, no, no, scrivetemi tranquillamente, no, impazzisco in senso positivo, nel senso che insomma io ci credo molto. E quindi, quando possiamo mettere assieme la positività che ciascuno di noi può dare,
e di fare ciascuno di noi leva della positività che gli altri possono produrre in termini proprio di riflessione, del capire il mondo in cui stiamo vivendo, il cambiamento che abbiamo davanti e il meglio che possiamo mettere assieme per affrontarlo, viverlo, ma per traguardarlo, per guardare oltre, penso che sia lo sforzo più importante che oggi dobbiamo fare e io mi metto pienamente a disposizione di chiunque stia sperimentando in questo senso. Allora, concludiamo. Chiedo scusa in particolar modo a Ludovica, gli avevo detto che facciamo una domanda, ma il professor Rosina ha risposto molto lungamente nell'ultima domanda e vorrei mantenere grosso modo i tempi tecnici che ci eravamo dati. Adesso c'è il momento Marzullo di Gigi De Palo, nel senso che mi farebbe piacere raccogliere in queste interviste che facciamo anche delle segnalazioni e dei consigli relativamente a un libro, un film e aggiungo una canzone, magari che ci possa essere utile in questi tempi, che ci aiuti a riflettere, a ragionare e che possiamo regalare anche alle persone che ci ascoltano in modo tale da valorizzare e da crescere in questo tempo che, ripeto, stiamo a casa, è vero, ma sempre con il cuore rivolto alle persone che stanno in prima linea, anche perché questo virus, diciamocelo francamente, nessuno è immune. Potrebbe capitare a ciascuno di noi, il nostro senso civico ci impone di stare a casa, ma ripeto, con un'attenzione, una preghiera per chi ci crede, tutta pensieri positivi, quello che volete, alle persone che stanno dando anche il loro corpo. Alessandro, un libro che possiamo leggere in questo periodo? Beh, un libro scontato potrebbe essere I Promessi Sposi, ma dovrei spendere troppo tempo nello spiegare perché. Perché ci sono alcune, soprattutto la parte finale dei Promessi Sposi, fa capire come davanti alle difficoltà comunque sperimentate, lo sforzo vero è quello di pensare alle nuove generazioni. E la frase che dice, appunto Renzo alla fine, dopo essersi finalmente sposato con Lucia e di aver avuto i figli che desiderava, che quello che lui voleva, che avrebbe voluto, avrebbe detto ai figli, quello di saper leggere e scrivere, perché questo avrebbe consentito a loro di poter costruire e vivere un mondo migliore, è esattamente in quel passaggio epocale la stessa logica che dobbiamo avere noi. Cioè cercare di capire non solo come noi possiamo affrontare questa difficoltà, ma come in prospettiva che cosa possiamo lasciare ai nostri figli come sguardo nuovo verso un mondo diverso e come strumenti perché loro queste difficoltà possano superarle e costruire qualcosa di migliore e non che vivano con le nostre paure, con i nostri timori, ma che sappiano invece sentirsi protagonisti di un mondo da costruire. Però c'è anche il deserto dei Tartari, insomma, che dà l'idea, insomma, di un'attesa che abbiamo bisogno di sbloccare, eccetera. E poi Comunque, dicevi. Alessandro, sui Promessi Sposi sfondi una porta aperta. Per me è il libro più bello in assoluto che ho letto. Purtroppo ci hanno fatto odiare a scuola perché ce l'hanno proprio imposto malamente, ma è una serie televisiva, diciamo, è eccezionale. Peccato che ci ha rovinato il finale, nel senso che ce l'hai raccontato, ma perché la gente non se lo ricorda come finisce? Noi non ce lo ricordiamo come finisce. E dico di più, scusami, mi sono risentito perché io ho gli audiolibri e sono eccezionali, letti da Claudio Carini, I Promessi Sposi sono una cosa che consiglio a tutti. Mi sono risentito il capitolo della peste. Tutti dicono risentitelo, risentitelo, ma lo dicono tanto per dire. Io non credo che nessuno se lo sia risentito realmente o se lo sia riletto, perché il capitolo sulla peste racconta tale e quale la situazione in cui stiamo vivendo, anche il fatto che c'è chi sottovaluta, c'è chi sopravvaluta, ci sono errori di comunicazione, c'è tutto. Quindi, se noi vogliamo, però, ci dà anche una fiducia il fatto che nella storia del mondo ci sono stati questi momenti, nella storia d'Italia ci sono stati questi momenti e l'Italia non è morta, non è crollata, ma ha saputo ripartire, come dicevi te. Quindi, insomma, Promessi Sposi, te lo appoggio in pieno io. Per quanto riguarda il film. Beh, il film secondo me potremmo rivedere un periodo storico in cui l'Italia ha dato il meglio di sé.
C'è il periodo dei film del neorealismo nei primi anni e decenni del secondo dopoguerra, con questa grande capacità di entrare in sintonia con le difficoltà delle persone, della società e questa voglia del paese di comunque, nonostante le difficoltà, rimettersi in gioco e creare quel successo che è stato il baby boom e il boom economico. Secondo me lì c'è stata una grande capacità della cultura, dell'arte di interpretare il paese, di aiutare il paese a capirsi e a Alessandro? guardare. Dimmi, mi senti? Mi sentite? Non sento più nulla. Chiedo informazioni alle persone che sono collegate se riescono a sentire perché io no, a me si è bloccato Alessandro. Io ti Mi sento però. sentite? Ok. Alessandro, abbiamo sentito il periodo storico, ma il film che hai detto non abbiamo sentito. No, dicevo i film del neorealismo, mi state sentendo adesso? Sì. Per questa grande capacità di Ma ce quei n'è film. uno che ci vuoi consigliare proprio? Beh, può essere Umberto D, può essere Ladri di biciclette, può essere quei film che avevano questa grande capacità di interpretare il tempo che l'Italia stava vivendo, le difficoltà vere, quindi guardandosi direttamente allo specchio, ma con questa voglia di riconoscere l'umanità che il paese sapeva esprimere, nonostante le difficoltà, e ripartire. Cioè, pensiamo che da lì c'è stata una capacità della cultura, dell'arte di rappresentare il paese, di aiutarlo poi a tirare fuori il meglio di sé, che poi ha portato al boom economico, al baby boom e a un'Italia che si è rilanciata nei confronti del futuro, del suo creare benessere. E come colonna sonora? Beh, anche qui rischio di essere scontato, però io sono molto affezionato anche per motivi di coppia. Ah, La cura di Battiato, perché questa è una canzone che ti fa proprio capire l'importanza delle relazioni tra le persone, del prendersi cura uno dell'altro, nonostante le difficoltà, i timori, dello spendersi e del dare valore alla relazione di cura come il valore più rilevante che dà qualità alla vita. Mi hai sentito? Mi avete perso di nuovo? No, no, penso che sia io che ho dei problemi perché tutti mi dicono che ti sentono benissimo, quindi. Ok. Allora, Flash, ti piace questo fatto di uscire fuori dai balconi a cantare, applaudire e cose simili? Beh, non si può pensare che le persone rimangano 24 ore chiuse dentro l'abitazione e non possano esprimere. Non solo attraverso i social, ma direttamente vedendo altre persone, rispecchiandosi nella fisicità delle altre persone e, come dire, anche sfogarsi fisicamente, urlando e facendosi sentire cantando. Quindi penso che sia una cosa, del tutto naturale e che se aiuta le persone a vivere meglio questo momento, ben venga. Allora, siamo proprio in conclusione. A proposito di uscire fuori, parlare, fare, cantare, ricordo che questa sera la Conferenza Episcopale Italiana ha invitato i credenti a fare un rosario dedicato a San Giuseppe in questa giornata particolare. Auguri Alessandro e auguri a tutti quanti i papà d'Italia che, Auguri. nonostante le difficoltà, portano avanti un ruolo strategico. Grazie tante davvero Alessandro per la disponibilità e l'amicizia come sempre. È stato un piacere. Nostro. A proposito di papà, già lo avrete visto, invito a vedere, a condividere oltre a questo video con Alessandro Rosina che abbiamo fatto questa diretta sulle vostre pagine, sulle pagine delle vostre associazioni, su quelle del forum. L'ho ridetto così nessuno dica, ma non ce l'hai detto. Invito anche a vedere, a condividere, penso che l'abbia visto anche tu Alessandro, il bellissimo video quest'oggi fatto da Giovanni Scifoni sulla figura di San Giuseppe, molto divertente sulla, come dire, sull'evaporazione del padre e della figura del padre. Giovanni Scifoni che, lo sapete, domani alle 19 sarà il nostro secondo ospite in questa, diciamo, in queste settimane in cui stiamo a casa e quindi offriamo delle chiavi di lettura. Vi dico che solo
ho mandato dei messaggi ieri sera chiedendo a delle persone di partecipare, di essere ospiti con noi. Abbiamo già la conferma anche, e poi vi daremo il calendario, lo pubblicizzeremo grazie appunto a Oscar, di Andrea Monda, direttore dell'Osservatore Romano, di Padre Paolo Benanti, francescano, uno dei più grandi esperti di intelligenza artificiale, e che ci parlerà, ci può far ragionare anche sugli scenari futuri. Degli amici in comune anche con Alessandro, Chiara Giaccardi e Mauro Magatti, che faranno una diretta insieme. Adesso vedremo se dividere e come dividere lo schermo. Andrea Lodaddio, che è responsabile della formazione di Telecom, e quindi ci aprirà anche uno scenario per quanto riguarda il tema delle imprese, del lavoro, della formazione. Il direttore di Avvenire ci ha confermato la sua presenza, Marco Tarquinio, il professor Leonardo Becchetti, professore di economia, che anche lui offrirà, editorialista di Avvenire, delle chiavi di lettura. Una notizia bella, Salvatore Martinez, anche lui il presidente del Rinnovamento dello Spirito, faremo una diretta come la stiamo facendo con Alessandro, Assuntina Morresi e altre persone che mi stanno rispondendo. Ho mandato semplicemente un messaggio, però vedo che c'è il desiderio un po' di stare insieme. Questa è una cosa molto molto bella e dobbiamo continuare a farlo, anche perché noi siamo associazioni. Se le associazioni non si parlano, non fanno le iniziative di cui parla Alessandro il 21 marzo sera alle 22, non facciamo le cose, ci abbrutiamo, perché non siamo fatti per stare davanti al televisore o lo fa ogni tanto, ma poi dopo un po' te rompi scatole, poi vedi Umberto D, te puoi leggere un pezzo dei Manzoni, però poi c'è il desiderio di stare insieme. Allora, prossimo appuntamento domani alle ore 19, sempre qui con Giovanni Scifoni. Mi raccomando, mettete mi piace sulla pagina del forum, condividete questo video, magari mandate il link alle varie associazioni, alle varie persone che sono collegate con voi. Un grazie e un abbraccio caloroso ad Alessandro Rosina per aver fatto da cavia e per le cose interessanti che ci ha detto. Un abbraccio a tutti, ciao. Grazie anche da parte mia, un abbraccio a tutti. Ciao, buona serata. Grazie.